Ciao mie belle, benvenuti in questo nuovo video. Io sono appena arrivata a Londra, sono arrivata nel mio Airbnb, mi sono prenotata questo viaggetto da sola perché avevo super voglia di fare un viaggio e Londra è la mia città preferita, quindi ho pensato che fosse una buona idea. In realtà mi sono sognata una notte di agosto, mi sono sognata di venire a Londra, cioè mi sono sognata di dire, cioè nel sogno dicevo adesso vado a Londra così vado nei negozi in cui vendono le cose fighe per i ratti. E la mattina mi sono prenotata questo viaggio. Ho la faccia un po' sbattuta perché mi sono svegliata presto e ho volato e ho fatto un sacco di cose. Però sono qui, sono in un Airbnb bellissimo che poi vi farò vedere e c'è una monstera deliziosa gigante qui vicino a me, quindi sono ancora più felice. E ho pensato, visto che sono in viaggio, di fare questo video su come si può viaggiare in modo un po' più sostenibile. Non si parla di perfezione, sappiatelo. In questo video vi darò dei piccoli consigli che possiamo portare con noi nei nostri viaggi per cercare di ridurre l'impatto dei nostri viaggi. E ci sono diverse cose che possiamo fare, quindi let's go! Allora, in realtà io sono appena arrivata, sono tipo le 6 di sera. Che ore sono? Le 5. Vabbè, in Italia sarebbero le 6. Fammi vedere se sono bene a fuoco. In Italia sarebbero le 6 e sono appena arrivata e ho una gran voglia di farmi una bella doccia. E quindi, visto che sto per entrare in doccia, inizierò con il primissimo consiglio, che è quello di portare con voi dei prodotti solidi. Questo perché i prodotti solidi non solo sono senza plastica, quindi molto più ecologici rispetto alle bottigliette di plastica, di shampoo, di bagnoschiuma, di tutte queste varie cose, ma potete anche portarli senza problemi in aereo con voi e vi durano molto molto a lungo. In particolare oggi vi parlo dello shampoo e del bagnoschiuma solido di Freshly Cosmetics, che mi vedete tenere in queste confezioni un po' particolari, che in realtà sono i loro solid pod, che sono delle cose davvero geniali. Freshly ha realizzato in materiali sostenibili questi pod, che vanno a tenere all'interno il loro shampoo o il loro bagnoschiuma. Questo qui è lo shampoo. Io sono drogata del profumo di questo shampoo. Adesso queste barrette che vi sto facendo vedere sono nuove, ma io ho testato questo shampoo e questo bagnoschiuma per tutto il mese di settembre. Li ho anche portati con me in Sardegna, quindi so che sono prodotti ottimi perché li ho provati un bel po'. La cosa fighissima è che voi andate a inserire la barretta all'interno del pod. E poi il pod dietro ha questo, diciamo, fondo che piano piano si può schiacciare per far risalire il pod, quindi, cioè il pod, risalire la barretta. Quindi io quando vado ad usarlo, utilizzo questo pod e vado a usarlo in questo modo. E questo fa sì che io non sprechi neanche un pochino di questa barretta, il che è fantastico. Perché spesso diciamo che il difetto dei prodotti solidi è il fatto che magari stando in doccia si bagnano spesso anche quando non li stiamo usando e si consumano più velocemente oppure diventano scivolosi. Invece in questo modo, a parte che è comodissimo da trasportare perché lo chiudete così, wow, e in questo modo non ne sprecate neanche un po' perché lo usate e poi lo riponete, quindi non va a bagnarsi, non va a scivolare, niente di niente. Questi prodotti sono vegani, sono sostenibili, sono realizzati con ingredienti naturali. Sono veramente meravigliose e sono davvero davvero efficaci. Contate che io nella mia settimana in Sardegna, nella mia settimana di viaggio in Sardegna, ho usato sempre questi prodotti per lavarmi. Avevo dei capelli veramente bellissimi e stavo veramente bene. E hanno un profumo veramente ottimo, veramente ben, buonissimo. Quindi adesso la cosa che vado a fare è farmi una bella doccia con loro e vi consiglio un sacco di utilizzare prodotti solidi quando viaggiate perché veramente prendete due piccioni con una fava, non avete da preoccuparvi dal quanti quanti millilitri di shampoo sto portando, quanti millilitri di doccia schiuma mi basterà o non mi basterà. Non andate a inquinare utilizzando plastica inutile e vi portate con voi dei prodotti super validi, veramente ottimi. Andate a fare del bene all'ambiente, a voi stessi, a tutto quanto, quindi io uso i prodotti solidi anche a casa perché sono top, quindi perché non dovrei, però in viaggio in particolare ancora meglio. Ora vado a farmi la doccia. Quanto è bello questo setting! Mi piace un sacco. Penso che farò qualche video qui. Altro sconsiglio spassionato che vi do pre-doccia è se potete di prenotarvi al posto di un hotel in cui i pasti non sono forniti, di prenotarvi una stanza o un appartamento su Airbnb. Io mi sono prenotata un intero appartamento a un prezzo veramente super conveniente. Per la mia esperienza conviene prenotare una stanza o un intero appartamento su Airbnb rispetto ad andare in hotel a livello di costi e conviene anche dal punto di vista che potete avere la vostra cucina, quindi che sia una cucina tutta per voi come ce l'ho io perché mi sono preso un intero appartamento oppure una cucina condivisa, potete avere una cucina e soprattutto se state via più di un paio di giorni come me in questo caso
È ottima questa cosa perché se io non avessi la cucina probabilmente, cioè non potrei permettermi di andare tutti i pasti al ristorante. Se non avessi la cucina probabilmente finirei per fare alcuni pasti comprando cibi già pronti, di qualità anche un po' scadente, in packaging di plastica, perché andare al ristorante comunque a mangiare fuori tutti i pasti è molto costoso. Io sto via una settimana, quindi cioè, non ho intenzione di fare questa cosa. Quindi il fatto di avere una mia cucina, per esempio questa sera, che voglio prendermela con calma, sono appena arrivata, andrò al supermercato qui vicino a comprare delle verdure, magari del tofu, comunque degli alimenti anche più naturali, e mi farò io da mangiare perché ho la mia cucina. E questa cosa fa molto, quindi a parità di costi tra l'andare in un hotel che ha solo la colazione e l'andare in un Airbnb, vi conviene l'Airbnb ed è molto più bello perché conoscete anche belle persone, secondo me, io preferisco. E così avete anche la cucina. Adesso vi faccio vedere la mia cucina perché sarà carina. Cioè vi faccio vedere tutto l'Airbnb perché è troppo, troppo carino. Cioè sono super felice di questo Airbnb che ho trovato questa volta perché è veramente una meraviglia. Questa qui è l'entrata, cioè si entra da lì. E c'è questa stanza con le finestre che danno su questa specie di giardino segreto, perché da fuori non si vede, cioè c'è il muretto ed è veramente super carino. Poi c'è qui, c'è una open area. La proprietaria è super carina, tra l'altro. Non è sponsorizzata questa cosa, però veramente io quando trovo posti così belli con persone così carine, sinceramente voglio pubblicizzarli. C'è anche un bellissimo ficus beniamina variegato qui. E poi qui c'è, vabbè, c'è anche la lavatrice, che figata. Perfetto, perché io mi sono portata pochissimi vestiti perché avevo un bagaglio piccolo. Qui c'è la cucina, c'è tutto, ci sono i piatti, c'è anche il forno addirittura, i fornelli. E poi, vabbè, qui c'è tipo tutta la cutlery, in modo che io non debba usare coltellini di plastica, cose di plastica, no, perché c'è tutto qui, lavabile, riutilizzabile. Poi questa è la mia camera, super bella, con il letto matrimoniale, molto bello. Vabbè, qui c'è tipo, questi sono i vestiti che ho portato per una settimana a Londra. Due maglioni, tre con quello che ho addosso, due pantaloni, non ho addosso i pantaloni in questo momento, quindi ho solo due pantaloni, quattro magliette, cinque con quello che ho addosso, mutande e calzini. Speriamo ci bastino, altrimenti li laverò, probabilmente li laverò. Poi qui c'è una bellissima monstera, che bello! È proprio bello questo appartamento, mi piace un sacco, è super carino ed è in zona 3, quindi non è in centro-centro, però è anche molto vicino al centro. Poi qui, adesso è buio, ma adesso tra l'altro è troppo carino il modo in cui si accende la luce perché c'è tipo una scimmietta penzolante che si tira. Eccola qui, e si accende la luce e c'è il bagno. E qui ci sono io, ciao! E questo... bellissimissimo, adesso mi faccio la doccia per davvero. Volevo troppo farvi vedere l'appartamento perché sono troppo gasata, è bellissimo. Time for solid shampoo. Allora vi faccio vedere il pod, come funziona. Vado a bagnare la saponetta, vado a passarlo direttamente sui capelli bagnati, così. In questo modo io non scivolo perché lo sto tenendo in mano così. Ah, che bello. E non consumo parti di vapore. Vapore. Ok. Non consumo parti di saponetta che non sto direttamente mettendo sui capelli, quindi top. Guardate che figo. Tra l'altro ho un codice sconto per voi che è Naki ed è valido all'infinito e vi dà il 25% sul sito di Freshly Cosmetics, non soltanto su questi prodotti solidi ma anche su tutti gli altri loro prodotti che sono sempre vegani, sostenibili, naturali, con packaging ecosostenibile. Quindi super top. Post doccia, fuori fuoco. Ok, sono uscita adesso per andare a fare un po' di spesa. Ho pensato di portarvi con me, così vi faccio vedere cosa trovo. Visto che sto qui una settimana, faccio un po' di spesina, così le colazioni e penso anche un po' di cene le farò nel mio bellissimo Airbnb. Tra l'altro questa è una zona davvero bella, adesso sta tramontando il sole, vi faccio un po' vedere. Non rende, ma fidatevi, è davvero veramente veramente bello. E qui è pieno di tipo casette con dei piccoli giardini. Sono in zona 3, quindi è veramente vicino al centro, però c'è comunque abbastanza verde, quindi sono molto molto felice di questa cosa. Ho trovato questo negozietto che ha tutta la verdura sfusa, quindi adesso penso di comprare questi funghi per stasera e dell'altra verdura sfusa e vediamo cosa trovo dentro. Questa è la spesa che ho fatto. Ci tengo a precisare che non è una spesa zero waste, non è neanche una spesa low waste, nel senso che sono andata al primo negozietto che ho trovato, è sera, sono a Londra, non conosco la zona in cui sono, quindi però
Tenete conto che queste cose mi dureranno diversi giorni e sicuramente rispetto a mangiare cose take away, quindi prendendole magari in scatoline di plastica, un pasto, una scatolina di plastica, è molto meno impattante, diciamo, acquistare cose anche se sono nella plastica, come ho preso lenticchie rosse, riso curry, poi ho preso gli Oreo, che non prendo mai, ma sono vegani, quindi li ho presi così. Poi ho trovato la vegan mayo in vetro ed è un quintale, quindi bene. Poi ho preso il burro di arachidi per fare colazione con le gallette di riso che mi accompagnano sempre nella mia vita. Poi ho preso dei fagioli cannellini, del latte di cocco, olio extravergine di oliva che mi ero dimenticata prima, sono tornata a prenderlo. Poi purtroppo il posto in cui vi ho fatto vedere che le cose erano, le verdure erano scuse, aveva i sacchetti di plastica. Mi sa che qui in Inghilterra non è obbligatorio avere i biodegradabili. Pace, questo qui adesso me lo, cioè li tirerò fuori perché li mangio stasera e me lo porto nello zainetto, così se mi capita di nuovo di dover comprare qualcosa, riuso questo. Quindi questo non è un video su come fare un viaggio ecologicamente perfetto, sapete che ci tengo a queste cose, ma come poter migliorare un po' il proprio impatto ambientale, ridurre il proprio impatto ambientale anche in viaggio, ecco. Buongiorno, buongiorno, è il giorno dopo e io sto uscendo e un altro tip di viaggio ecosostenibile è borraccia. So che è una cosa scontata, però raga, vi giuro, pensate a quante bottiglie di plastica risparmiate viaggiando con una borraccia. Io ho viaggiato in aereo, come ho fatto? In realtà mi ero dimenticata di svuotarla, quindi al controllo tipo mi hanno fermata e mi hanno detto la borraccia è piena e io sì, e me l'hanno svuotata loro. E l'ho portata vuota, quindi potete portare la borraccia in aereo. C'è questo mito che non si possono portare liquidi da più, cioè è vero che non si possono portare più di 100 ml di liquido in aereo, ma se portate la borraccia vuota potete portarla. E poi cioè semplicemente la svuotate prima dei controlli e la riempite dopo i controlli, quindi non c'è bisogno neanche di comprarvi la bottiglietta d'acqua in aereo o prima di salire in aereo, cosa che io da piccola facevo sempre perché appunto vabbè, ma a parte che non c'era una grande cultura dell'ecosostenibilità, però pensando non posso portarmi la bottiglia con l'acqua da casa, cioè non la portavo e mi compravo direttamente la bottiglietta, no? Invece no, basta riempirla. Tra l'altro in Italia vi ho già parlato di questa app, c'è cioè l'app Fontanelle, che è un'applicazione che segnala tutte le fontanelle di acqua potabile, quindi dove potete andare a riempire la borraccia. Io penso che qui in UK andrò semplicemente tipo da Starbucks, eccetera, e gli chiederò di riempirmela con tap water. Non credo mi facciano pagare, in caso prendo anche un tè, che tanto li prenderei comunque, e me la farò riempire. Oh yes! Un altro tipo di sostenibilità è quello di muovervi con mezzi sostenibili. Ovviamente l'aereo è il mezzo meno sostenibile che si possa scegliere, ma in alcuni casi, come per venire in UK, è il più comodo e il più conveniente. Però quello che potete fare è, una volta arrivati, oppure se potete anche per arrivarci, scegliere mezzi sostenibili come i treni, oppure la metro, oppure andare a piedi. Io sto andando molto a piedi qui. Oppure potete affittare una bici, un monopattino elettrico, insomma ci sono diversi mezzi sostenibili per muovervi, soprattutto se siete in una città, io vi sconsiglio assolutamente di usare la macchina. Se invece scegliete di usare la macchina perché magari state facendo un viaggio in una zona meno servita bene dai mezzi, potete utilizzare BlaBlaCar, condividendo il viaggio con altre persone, si riduce l'impatto ambientale del vostro viaggio. Forse dirò una cosa un po' scontata, ma anche scegliere di mangiare vegano, vegetale, non per forza sempre, però anche solo alcuni pasti, ha un grandissimo impatto perché qualsiasi cibo scegliate, se è vegetale, è più sostenibile rispetto a mangiare una bistecca o qualcosa che abbia del cibo animale dentro. Se poi scegliete del cibo vegetale locale è ancora meglio, però cioè, l'impatto ambientale del cibo vegetale è di molto moltissimo inferiore rispetto all'impatto del cibo animale. Anche dovesse essere cibo animale a chilometro zero, allevato in modo estensivo, comunque ha un impatto ambientale enorme. Quindi vi invito, non soltanto a casa ma anche quando siete in viaggio, se non siete vegani o plant-based o vegetariani, a provare alimenti vegetali. Adesso è sempre più fattibile, ci sono sempre più alternative vegane nei ristoranti, nei posti. E se non ci sono, chiedetele, perché così le persone, cioè i ristoranti offriranno alternative vegane. Questo è il mio pranzo di oggi, è super buono. Quindi sì. Choose vegan things. Questa mattina sono ai Camden Market e un altro tip di sostenibilità per un viaggio sostenibile che vi voglio dare in questo video è il fatto di scegliere mercatini artigianali e second hand per fare i vostri acquisti in viaggio.
perché rispetto a comprare dei souvenir, diciamo, di quelli standard, uguali, tutti uguali, scegliere un mercatino artigianale o second hand vi permetterà di portare a casa con voi delle cose davvero uniche e che vi ricorderete sempre, che faranno parte di quel viaggio. Quindi ad esempio qui a Londra, Camden, tra tanti mercatini anche di cose finte artigianali, che non sono davvero artigianali, ci sono tanti mercatini di artigiani e riuscite a riconoscerli abbastanza facilmente, quindi è un posto che vi consiglio. E a Londra ci sono anche un sacco di charity shop, quindi cercate queste cose che si trovano un po' dappertutto. Comunque ci sono mercatini d'artigianato e second hand shop dappertutto, anche nei piccoli paesini. Bene, siamo alla fine di questo video. Un'altra cosa che voglio aggiungere, che non è esattamente connessa al viaggiare sostenibile, ma che è una cosa che io faccio sempre quando viaggio, è recensire i piatti che mangio sull'app Abilion, i piatti vegetali che mangio, e poi posso donare il ricavato a rifugi come il rifugio Miletta, posso donarli per piantare alberi, quindi posso usarli in questo modo, e quindi andare a creare comunque un buon circolo di sostenibilità ambientale. Se vi fa piacere potete inserire il mio codice Naki quando la scaricate, il mio referral code, quindi io sono la loro ambassador. E niente, quindi non è direttamente collegato a rendere il viaggio sostenibile, però in realtà anche sì. E niente, spero che questo video vi sia stato in qualche modo utile. Tutte le cose che di cui vi ho parlato sono nell'info box. Stanno passando vicino degli autobus. Grazie per aver guardato questo video. Da Londra è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao.